Il dottor Paolo Petralia, nuovo DG di ASL Quarta, 10 anni come direttore generale del Gaslini. Cosa lascia? Lascio un ospedale prezioso, un istituto scientifico di eccellenza, ma soprattutto una grande famiglia che è capace da sempre di accogliere, di prendersi cura e di curare. Di curare a livelli altissimi, infatti il riconoscimento è internazionale, ma io ripeto, ancora prima che curare, Gaslini è una grande famiglia accogliente e questo credo che sia il valore più prezioso che lascio, ma che porto, perché penso che sia doveroso che la stessa attitudine a prendersi cura, a essere prossimi e vicini ai bisogni delle persone, noi la dobbiamo, e come è certamente stato fatto fin qui, sviluppare anche qui nella S4 del Chiavari del Tiguglio, perché certamente è la ricetta fondamentale per dare risposte efficaci di salute alle persone. Ecco, appunto, come stava dicendo lei, l'ospedale di altissimo livello, come il Gaslini, è comunque una struttura che risponde in qualche modo a se stessa. Ecco, come pensa si possano trasferire le sue competenze di fronte invece a una ASL che ha un territorio esteso e si prende cura appunto dell'assistenza socio-sanitaria dei cittadini del territorio che la compongono, insomma? Beh, noi abbiamo sempre detto che al Gaslini ci prendevamo cura e curavamo non soltanto il bambino, ma il bambino e la sua famiglia. E all'interno di una ASL, appunto, è quella grande famiglia fatta di bambini, di adulti, di anziani, di bisogni particolari, di fragilità molteplici, di comorbilità, piuttosto che di bisogni anche più pragmatici, più organizzativi. Beh, la fisionomia però è la stessa, è quella di essere a disposizione, essere a servizio. Qui abbiamo un grande alleato che sono i sindaci, perché è chiaramente il territorio, le comunità locali, le popolazioni che intorno al loro sindaco e ovviamente ai loro comuni si ritrovano, che possono essere alleati formidabili in un percorso di costruzione di risposte di salute. E poi ci sono tutti quei corpi intermedi, le associazioni, le parrocchie, le organizzazioni sindacali, penso a tutti quei corpi intermedi appunto che consistono nella quella grande rete di prossimità e solidarietà che può fare una risposta ancora più grande, ancora più efficace, ancora più risolutiva nei bisogni della gente. Ecco, posto che ci vorrà qualche tempo perché lei prenda visione dell'insieme di questa ASL, però ci può anticipare qualcosa che riguarda la sua, che darà un profilo che darà la sua gestione? Io penso che da un lato il rispetto del valore delle persone che tante volte noi annunciamo e in qualche modo evidenziamo si debba coniugare con appunto l'ascolto, la conoscenza, la rispettosa valorizzazione di quelle che sono le storie costruite in tanti anni e poi queste messe a fattor comune per costruire un passo in avanti. Quindi un sapiente incrocio tra quello che è la valorizzazione del pregresso con la prospettiva e in qualche modo il rilancio per il futuro. Ma non l'uno negando l'altro o in qualche modo contraddicendo ciò che è stato fatto, in piena continuità, perché la continuità dà valore al ciò che di bene è stato fatto e in qualche modo migliora ulteriormente, perché è chiaro che tutti siamo chiamati giorno per giorno a migliorare. Io penso che il lavoro insieme, il lavoro di squadra sia il tratto caratterizzante che dobbiamo esprimere ancora di più tutti insieme, a partire da ciò che di buono è stato fatto, ed è molto, e sviluppandolo ulteriormente per fare ancora meglio. Lei saprà certamente che in questa ASL ci sono tre ospedali che hanno vissuto nell'arco degli anni anche un certo concetto di competizione e di concorrenza tra di loro. Ancora oggi si fa fatica a pensare a una entità unica nonostante le indicazioni fossero quelle. Cosa pensa di questa situazione? Posso fare, se me lo consentite, ancora un esempio precedente. Gaslini, che si trova a Genova, cura bambini di tutto il mondo e lo fa senza spostarsi, senza logiche di succursali o sedi distaccate periferiche. Cosa voglio dire? Voglio dire che portare le cose più giuste nei posti migliori, in
in maniera appropriata è la soluzione per fare e di tutti il centro di quella cura giusta, efficace, efficiente, nel posto giusto, nel modo giusto. Non dobbiamo pensare di fare ogni cosa ovunque, dobbiamo semmai ragionare nel costruire reti, nel costruire ospedali diffusi, strutture, aziende sanitarie, in questo caso territoriali, diffuse, che siano in grado di dare, questo sì, al cittadino, alla persona, la risposta giusta, prontamente e nel modo giusto, laddove lui si trova. Ecco, Piazza Levante, che probabilmente lei non conosce ancora, ma ci faremo conoscere, non è un giornale contro, ha sempre lavorato nel clima della collaborazione e si è aperto in questi frangenti anche a un'informazione abbastanza puntuale su per quello che riguarda la sanità. Di recente abbiamo anche promosso un convegno che parlava appunto della riorganizzazione dell'ASL, un convegno che è stato fatto per presentare un documento che è quello del Comitato Malati del Tiguglio, il CAM, e parlava proprio della riorganizzazione della rete ospedaliera della ASL Quarta, includendo anche il discorso delle case della salute, cioè qualcosa che si allargasse più sul territorio. In ogni caso, in questo convegno il CAM si proponeva come sostegno anche da un punto di vista economico agli eventuali problemi, diciamo così, economici nel realizzare alcuni piani che l'ASL aveva già in essere e anche approvati. Lei è aperto eventualmente alla collaborazione con quei cittadini che si pongono in termini di collaborazione? Io credo che debba essere valorizzata sempre di più, lo è già abbastanza conosciuta e in qualche modo diffusa, ma ancora di più deve essere evidenziata e sviluppata quella dimensione che si chiama sussidiarietà e che permette a tutti di concorrere al bene comune apportando quelle che sono competenze, risorse, possibilità che ciascuno ha. Perché davvero il bene comune non è la somma del mio, del tuo, del suo bene, è qualcosa di più grande che è a disposizione di tutti, ma che necessita dell'apporto di tutti. E l'apporto di tutti si esprime nel esercitare il proprio ruolo, la propria responsabilità, gli amministratori pubblici la loro, gli imprenditori la loro, i cittadini la loro, le organizzazioni associazionistiche piuttosto che volontaristiche la loro e quant'altro. Ma certamente tutti convergendo verso un progetto comune. Ascoltare, riflettere, ragionare insieme, costruire politiche, in questo caso sussidiarie, dicevo, ma anche politiche sempre più partecipate e condivise. Questo credo che sia doveroso, giusto e certamente sarà un mio impegno prioritario. Vorrei portarla un attimo sui vaccini, perché la gente si aspetta anche delle risposte. Siamo pronti ad affrontare l'attesa che i cittadini stanno esprimendo in questo periodo? E mi permetta di dire, non siamo pronti, siamo già operativi. È stata mia attenzione doverosa, credo, quindi nulla di particolarmente meritorio, solo un dovere, quella di insistere per potenziare fin da subito, e quando dico subito, dico domenica 3 gennaio, quindi esattamente nel primo giorno festivo, operativo dell'anno. Potenziare il piano di erogazione di somministrazione dei vaccini, perché nel momento in cui li abbiamo avuti non dobbiamo perdere neanche un minuto nel offrirli alle persone. Il Ministero ha deciso nel piano nazionale che le categorie target prioritarie dovessero essere gli ospedali, gli operatori degli ospedali e delle RSA, ospiti e operatori delle RSA. E noi siamo partiti nella AS4 facendo in 448 posso dire 90 vaccinazioni domenica 3 gennaio, ma facendone già 300 ieri, lunedì 4 gennaio, e proponendone oggi alla fine della giornata dovremo arrivare a 360. Continueremo con un centinaio nei giorni festivi e prefestivi e o circa 300 nei giorni feriali, e questo ci consentirà di esaurire via via, settimanalmente più o meno, le dosi che ci vengono messe a disposizione, perché è nostro dovere utilizzarle fino all'ultima nel tempo minore possibile. Quando finirà questa fase e
e ci arriveranno le dosi, perché questa è la condizione sine qua non, noi passeremo nel programma della fase 2 a vaccinare anche la popolazione generale secondo i criteri che il Ministero ci darà. Dottor Petralia, noi ci aspettiamo molto da lei. Cosa si aspetta lei da noi? Collaborazione, 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 perché come dicevo il risultato positivo, in questo caso il risultato che è la costruzione di salute, non dipende da uno soltanto. E di campioni, e non parlo certamente di me, di campioni ce ne sono tanti, persone talentuose, professionisti validissimi, ma da soli anche loro non ce la fanno. Bisogna lavorare insieme, bisogna costruire squadra e quando dico squadra non soltanto la squadra della ASL, ai vari livelli, ma squadra con le amministrazioni, con i sindaci, col territorio, con la comunicazione, con le forze sociali. Cioè, dobbiamo costruire squadra, perché allora sì che in squadra potremo raggiungere risultati migliori, più efficaci e dare quindi risposte alle persone. Si fa un augurio che così diventa un augurio anche per noi? Che questa pandemia possa davvero essere sconfitta velocemente e definitivamente col vaccino. Noi sappiamo scientificamente che il vaccino è la risposta, quindi davvero utilizziamolo, non facciamoci prendere da, come dire, opinioni così diverse da questa grandissima priorità, che è anche un auspicio, che grazie al vaccino, questo nostro momento così particolare, così travagliato, così sofferto di questa pandemia possa finire presto e si possa tornare a vivere non come prima, perché magari non sarà tutto come prima, ma con quella relazionalità, con quella socialità, con quegli abbracci, che non sono soltanto gli sguardi con gli occhi di oggi, che ci hanno fatto davvero tanto bene in tutto il nostro tempo passato.